sento tagliare i capelli. Ciao a tutti e bentrovati alla 21esima puntata di Contropelo, una rubrica nata per parlare del mondo della rasatura monolama e degli accessori prodotti che utilizziamo per farlo. Oggi abbiamo due novità. La prima è che la location è differente e infatti siamo nell'altra mia barberia, che si chiama Barberia Tondere, sempre a Roma, zona Prati. E la seconda è che oggi abbiamo migliorato la qualità audio, almeno spero. Per quanto riguarda i prodotti, oggi invece la parola chiave è legno. Ma non te lo dico ora, te lo dico dopo la sigla. Come prima cosa vi invito a iscrivervi al canale, mettere un bel mi piace, commentare e condividere il video se vi piace. Vi invito anche a seguirmi sulle mie pagine Instagram e TikTok, Daniele Maullu. Captain Fawcett, Captain Fawcett. No, brutto. Ciotolina completamente in legno. Troviamo un sigillo in rilievo fantastico. La cosa interessante di questa scatola in legno è che non si butta. E dentro la ciotolina troviamo il sapone. Come potete vedere, io non l'ho mai utilizzato. Questa è la prima volta anche per me. È molto speziato, c'è dell'incenso, ci sono delle note di sandalo, legno, paciuli. Insomma, dentro ci sta veramente tanta roba. Però devo dire, a me mi piace proprio tanto. Ogni volta dico sempre che è tutto buono, pare che vi prendo in giro, però in realtà è tutto buono. Comunque è bello tutto, ma il packaging di Captain Fawcett è difficile da replicare. Dentro le scatole sono fatte anche in questo modo. Cioè, te dimmi, no? Che bisogno c'era di fare questo? Niente. Secondo me è una cosa lodevole, perché curano anche quello che fondamentalmente non si vede. Oh, io a ste cose ci faccio caso. Oggi ho la barba un po' corta perché l'ho fatta qualche giorno fa, quindi non volevo un rasoio troppo aggressivo, mi serviva qualcosa di gentile. Cosa c'è di più gentile di un proraso? Ricordo sempre che però è un fatip. Un bel closed comb, ma in realtà è proprio bello come oggetto. A me piace molto come è fatto, così liscio, insomma, elegante. Lametta Sharp Platinum. Per quale motivo? Cercavo una lametta ricoperta, quindi una lametta che mi dà più scorrevolezza e niente di troppo aggressivo. Qua una volta c'era un cartoncino con scritto Sharp Platinum, ma io me lo sono perso. Come pennello ne ho scelti due. Uno è un Omega e l'altro pure. La differenza sostanziale però è che qui abbiamo un tasso e invece qui abbiamo un eye brush, semplicemente un pennello col ciuffo sintetico. Per quale motivo oggi ho scelto due pennelli? Semplicemente perché dopo il Natale e il Capodanno abbiamo mangiato tantissimo, ho la faccia piena di bollicine e avevo necessità di alzare anche bene il pelo per farmi questa sorta di scrub. Quindi ho scelto di utilizzare questo eye brush, che è leggermente più rigido rispetto a un tasso, ovviamente. E sulla seconda passata invece qualcosa di più soft, come un pennello in tasso. Quindi, come prima cosa, pennello in tasso in acqua. A proposito, come gel ho scelto Cella. Ecco, questa qui è l'esposizione del nostro fatip. Insomma, niente di eccessivo, perfetto per chi si inizia a fare la barba da poco.
La fragranza è veramente buonissima. Secondo me potrebbe essere uno di quei saponi un po' universali che vanno bene un po' per tutte quante le stagioni. Anche perché rimane molto delicato e non dà per niente fastidio. Quindi è buono. Ho fatto la prima, ho fatto la seconda, ma ora voglio fare la terza passata. Come la faccio? Vedi tutta quanta questa schiumetta che ho qui addosso? Non la sprechiamo, facciamo così. Bagni leggermente le mani. E uscirà fuori questo velino qua, che ci permetterà di avere scorrevolezza e di fare la terza passata. Siccome questo qui è un closed comb, quindi non ci permette di arrivare troppo a fondo, diciamo che con la terza passata possiamo avere quel minimo di BBS in più, però sempre con un rasoio gentile che non ci irrita troppo la pelle. Quando si va ad utilizzare il rasoio bisogna seguire la forma della testa, quindi a fine passata bisogna leggermente uscire. Allora, pure la terza l'abbiamo fatta. Acquetta fredda, rassodiamo, chiudiamo tutti i pori e ci siamo. Allora, a primo impatto mi sembra molto 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 grasso, così grasso che mi sembra un Bepanthenol, non so se lo conoscete, quello per il culetto dei bambini. Questo è quello che ho sulle mani, sicuramente sarà super idratante e super lenitivo, però è grasso, è da dire, e in più la fragranza personalmente non mi piace per niente. Però come reso conto devo dire che fondamentalmente è un buon prodotto. E la pelle la sento, è molto più morbida ora che si è assorbito dopo mezz'ora. Forse ho sbagliato io, ne ho messo un po' troppo, ne andava un po' di meno, ho voluto strafare. In linea di massima mi sono fatto una bella sbarbata, mi è piaciuta. Credo di consigliare Capitan Fawcett ad un pubblico un po' più adulto, a chi cerca qualcosa di più classico, qualcosa con delle fragranze leggere, non troppo forti e fastidiose, sapone per tutti i giorni probabilmente, perché come dicevo la qualità è ottima e la fragranza non è pesante, come potrebbe essere uno Stirling magari che tutti i giorni, sempre lo stesso, potrebbe dar fastidio. Mi sento anche di consigliare questo Fatip, mi sento di consigliarlo principalmente a due persone: a chi inizia a farsi la barba da poco con il metodo tradizionale, quindi ha bisogno di un rasoio gentile che gli permetta anche qualche errore, e lo consiglio anche a chi si fa la barba tutti i giorni, credo che sia un ottimo rasoio per quel tipo di necessità. Fondamentalmente oggi avevo la barba lunga di due giorni e mi sono trovato benissimo. Le Sharp Platinum tagliano, ma non sono troppo aggressive, scivolano bene, credo che siano delle buone lamette. Non sono le mie preferite, però mi sono trovato abbastanza bene. Entrambi i pennelli sono buonissimi, soprattutto l'Eye Brush. Lo trovo, rispetto al tasso, leggermente più duretto, però avendo un ciuffo un po' più lungo, riesci anche a trovare quella morbidezza. Quindi, diciamo, ti alza bene il pelo, ma non gratta. Mentre il secondo tasso che ho utilizzato è veramente molto morbido. Infatti, se vedi prima, durante il montaggio, si vede proprio che non è un pennello fatto apposta per alzare il pelo. Credo che, secondo me, va bene proprio per chi ha una barba molto morbida, per chi ha poca barba o per una seconda passata, perché se pensiamo di alzare il pelo con quello,
ce lo possiamo anche scordare. Il gel per barbacella è un must, bisogna averlo, io mi trovo sempre veramente bene, è fresco e si abbina con tantissimi tipi di saponi, quindi diciamo che è un po' quel pre-barba universale che bisogna avere. Prima di lasciarvi vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale, mi piace, commentare e condividere, ma una cosa che vi invito a fare è commentare soprattutto qui sotto al video e fatemi sapere qual è il prodotto o i prodotti, quel che sia, che volete vedere nel prossimo video. Questa è una cosa importantissima, ho fatto una checklist apposita con una serie di prodotti che già mi avete chiesto e ne inserirò altri, così almeno piano piano ognuno di voi può vedere insomma quello che chiede. E io con la scusa mi faccio sempre la barba. Grazie per aver visto il video, per seguirmi e per tutto il supporto che mi date. Mi raccomando, rimanete sintonizzati perché ci saranno tantissime novità nel 2023. Quindi seguite le mie pagine e lì ci sarà qualche spoiler. Quindi anche oggi la sbarbata è finita. Io vi auguro una buona sbarbata a tutti quanti e ci vediamo alla prossima.